Allora, Levis, sono stata da TJ Maxx, non so se vi ho mostrato prima le immagini in negozio, se le ho fatte vedere solo su Instagram. Seguitemi anche su Instagram, filomenaamore_basso, vi faccio vedere tutte le cose bellissime che ho preso. La prima cosa che mi serviva urgente erano, avete visto anche in qualche video che ne parlavo, dei portasaponi per il bagno di su e il bagno di giù, e quindi ho scelto questi molto semplici, però mi piace che sono così trapuntati in vetro oro. La cosa più bella era il prezzo, perché da TJ Maxx venivano solo $3,99. Il prezzo più basso che avevo trovato era $10 per un portasapone, quindi li ho presi subito, ne ho approfittato, uno per sopra e uno per sotto, belli di vetro, semplici e pulito. Dopodiché ho preso, allora, il nostro nuovo letto è un king size, ovvero una taglia di materasso veramente grande. Quindi le lenzuola che ho portato dall'Italia non vanno bene per il nostro letto, però lo utilizzerò comunque per il letto di Megan. Quindi ho preso questo completo, che ha proprio questa fantasia qui. Non è che mi faccia impazzire, però non c'era tanta scelta. E questo king sheet set viene $25. Sì. E niente, ho trovato poi un altro, vi dico, al supermercato scontato a $20, però comunque, come diceva anche Gabri, ce ne serve più di uno, di conseguenza teniamoci anche questo. Poi anche per Megan utilizzerò le nostre lenzuola, ma Gabri mi faceva notare che non abbiamo le lenzuola sopra, ma solo quelli da materasso, perché comunque le valigie, avete visto, già avevamo 15 valigie, siamo riusciti a mettere quello che potevamo mettere, quindi gli ho preso questo set, che veniva $17, però Levis ora è rosa, ma dentro non è rosa. Infatti adesso questo volevo vedere, solo che non so come aprirlo. Vediamo un attimo se lo riesco ad aprire con voi, perché dentro a me mi pare sia proprio bianco, e infatti dentro è bianco. Anche qui poco male, ci servono le lenzuola per $17, qui le cose costano veramente tantissimo. Penso proprio che ce le terremo, perché va bene così, è difficile trovare dei prezzi accessibili. Partiamo da Ikea che costa un sacco, di conseguenza tutto cotone 100%, sì, va pure bene, vi dico la verità. Andiamo avanti. Mi serviva urgentemente una forbicina da manicure per le unghie, non le vendono. L'unica cosa che ho trovato è questo set da manicure, dove viene anche la forbicina, che io mi auguro sia buona, perché se non è in acciaio, parliamoci pure, non c'è niente. Ora l'apriamo e vediamo insieme. Siamo state 3 ore a cercare lì con la signora che lavorava lì, ma non abbiamo trovato niente. A me sembrano quelle di plastichine, vi dico la verità, mi sembrano proprio quelle di plastica, un po'. Si può dire, un po' si deve smettere, è proprio un po' cessa, lo posso dire, l'ho detto, questa si sta rompendo già mentre là, non lo so, dai, ma questa non va per niente bene, è tipo di plastica, che devo fare? Sembra quello delle bambole, questo glielo riporto. Io infatti non lo volevo prendere, vi dico la verità, però mi serviva, ho detto, non so più dove cercare, lo prendo, ma anche no, cioè non lo posso usare, perché a me serve la forbicina. Questo qui penso proprio che glielo riporterò seduto a stante, perché non è proprio il caso. E questo comunque l'avevo pagato $5,99, va bene. Poi ho preso, sempre da TJ Maxx, allora, ho preso un portarottolo per lo Scottex, e vi devo dire che con mio sommo stupore sono riuscita a trovare un portarotolo di qualità ad un prezzo eccellente, perché questo portarotolo è tutto in marmo, bellissimo, e costa soltanto $10, cioè neanche in Italia. È pesantissimo, quindi bellissimo, l'ho preso subito appena l'ho visto. Filomena Passione Fiocchi, ho visto questo fiocco meraviglioso perché è enorme, guardate che bello, è bianco, da mettere proprio dietro i capelli. Ne ho preso uno simile da Primark, ce l'ho proprio qua, ve lo faccio vedere ieri, però sono due cose diverse secondo me. Cioè, vedete, questo è piccolino, questo è proprio enorme, e quindi l'ho preso e questo l'ho pagato, era scontato $4,50.
Poi cos'altro abbiamo preso? Megan ha preso, si è portato già in camera sua, si è fatta una camera bellissima Megan, perché la sua è la stanza più completa di tutta la casa. Noi stiamo ancora, Gabri ha iniziato ora a montare il divano. Si è preso un organizer per i trucchi tondo girevole, poi si è preso un tappetino per fare gli esercizi, un tappetino da yoga diciamo. Ecco Megan, cos'altro avevi preso da TJ Maxx che ti sei portata allora, sopra? I trucchi, poi il tappetino? E basta. Ok. Poi fammi vedere un attimo quello lì, faccio vedere anche quello. L'altro set che ho comprato è questo, ladies, che veniva scontato $19,90 al supermercato e quindi l'ho preso. Volevo aprire e vedere perché buono com'è. Vi dico la verità, a me questo piace di più di quell'altro. Cioè quell'altro costa $25 e secondo me è peggio. Quasi quasi prendo pure quello e me ne piglio un altro a $20 dal supermercato, perché secondo me è meglio questo qua. Ne ho portati appunto, come vi dicevo, due, ma non ci vanno sul nostro letto. Cos'altro abbiamo preso a TJ Maxx? Ah, questa dove siete appoggiati, però ve la faccio vedere che cos'è, troppo carino, però mi sta venendo un dubbio. Allora, io ho visto questo wireless speaker, praticamente la radiolina per attaccare il cellulare, e l'ho presa subito perché a me sembra rosa, ma mo mi è venuto un dubbio, ma non è che è beige? Il negozio sembrava rosa, qui mi sembra beige. Se beige io non la voglio. Io l'ho presa perché era rosa e perché per ascoltare la musica a casa, e poi l'ho presa perché anziché $35 veniva scontata $20, questa col Bluetooth. Ora vi dico la verità, lo scoprirò, e se la apriamo, se è bella la tengo, se no anche questa la rendo perché la volevo rosa. TJ Maxx mi è piaciuto moltissimo, ha tantissimi prodotti, dall'abbigliamento agli accessori alle cose per la casa. Potrebbe avere secondo me più cosine, però almeno quello dove abito io è abbastanza fornito, c'ha dei prezzi accessibili e sì, mi è piaciuto. Ladies, come voleva si dimostrare, la radiolina è beige, è carina, quello che volete voi, ma anche no, io la volevo rosa. Ladies, aggiornamenti mobili. Gabriele, lo stavo chiamando di nuovo Leone, non so perché, sta montando il divano. Gabri, come procede? Facci un preview di questo divano, cosa ti sembra? Qualità e bellezza, dici? No, sto facendo un trombano. Vabbè, si sta facendo i complimenti a lui, aspettate. Perché attrezzi su quelle sono. Perché gli attrezzi non ce li dobbiamo comprare. No, per ora è bello soffice. Infatti c'è un piccolo collaudo. Quando ha fatto quello? Ma visto? No, mi sono seduto. Scusa. Allora, non è che io non voglio che si sieda sul divano, però Gabriele tende a sudare. Non c'è la plastica. E infatti, vi faccio un piccolo spoiler, è chiaro, come potete vedere, è un tessuto molto particolare, ha fatto il collaudo sulla plastica, perché ho detto, sei tutto sudato, stai montando, non mi sudare sul divano, cioè, voglio dire... Vedi, siamo appena rientrate a casa e io non vedevo l'ora di mettermi il pigiama. Oggi indosso questo pigiamino rosa a righe, bellissimo. Questo l'avevo preso da Primark. Ora viene il momento peggiore, cioè che mi devo struccare. Devo dire che il trucco ha retto abbastanza bene. Volevo ringraziarvi perché oggi vi ho pubblicato il video dove vi racconto qual è la casa che abbiamo scelto, e sono felice perché i video vi stanno piacendo tantissimo, vi state lasciando un sacco di commenti, io vi leggo tutte, lascio un cuoricino a tutte, quando riesco rispondo anche, e vedete che sto cercando di caricarvi sempre video, di tenervi compagnia, di raccontarvi cosa succede, e quindi magari scusatemi se non rispondo a tutti i commenti, però sappiate che vi leggo tutte. Volevo approfittare dell'occasione per sapere che contenuti vi piacerebbe vedere dall'America, che contenuti vi piacerebbe vedere su New York, sulla vita americana. Scrivetemi un po' nei commenti quale tipologia di video, quali argomenti in particolare, così insomma prendo spunto magari e vi accontento. Detto questo, sto preparando la pappa al leone, quindi corro di là. Ladies, buongiorno. Gabri mi ha detto che c'era FedEx fuori. Vediamo un attimo. Sì, lasciato un cartone lì, lo vedete? Con questo grande no, perché questo è il reso che devo fare. L'altro piccolino a destra.
Tornata a casa, ladies. Siamo stati da TJ Maxx perché dovevo cambiare delle cose che forse avete visto nel haul precedente. Vi faccio vedere velocemente cosa ho preso, tanto sono pochissime cose e faccio velocissimo. Ho anche fatto adesso il video spesa invece, però lo pubblicherò su Instagram. Se riesco ve lo metto anche qua, in versione ridotta, insomma in verticale. Però seguitemi su Instagram così non vi perdete tutto dietro le quinte. Allora, ho preso questa tutina a leone. Non so dove sta il pantalone, eccolo qua, che è della Nike, o Nike, come dicono qui. E praticamente, ladies, guardate quanto è bella. Bianca e nera, questa ovviamente se la metterà in inverno perché adesso è un po' grande. Bianca e nera, è anche felpatina all'interno e veniva solo $19.99, $20, questo da TJ Maxx. Gabri ha preso due maglie, una di Calvin Klein, nera, semplice, con la scrittina qui Calvin Klein, e questa è venuta $16.99. Poi abbiamo preso Megan, ha voluto prendere una tazza molto carina, un po' too much, che è questa con la scritta Good Morning, è veramente enorme e dentro è così, e questa è venuta penso $4.99, sì. Poi ci mancava il phone, cioè noi ce lo siamo portati dall'Italia, ma qui loro hanno un voltaggio diverso dal nostro e quindi andava a 3 all'ora. Di conseguenza ho preso questo, che dovrebbe essere quello più potente, è 2000 watt ed è quello, diciamo, dei saloni dei parrucchieri, quindi mi auguro che vada bene. Questo l'ho pagato $30. Gabri ha preso un'altra maglia molto carina secondo me, che è questa di DKNY, Donna Karen New York, che anche questa, insomma, per essere di un designer ha comunque un prezzo super accessibile. È così, guardate che carina, bianca e nera col colletto nero, e questa qui veniva solo $14.99. Per finire ho preso ovviamente qualcosina per la casa, lo sapete che è sempre il mio amore. Ho preso dei sottobicchieri, visto che è arrivato oggi il tavolo che monteremo in cucina e sta arrivando anche quello del soggiorno, e vi faccio vedere, li sto aprendo così li guardiamo insieme. Sono molto belli, molto Filomena More Style, eccoli qua. Ok, solo il primo è un po' rovinato perché era in cima. Sono questi sottobicchieri qui, super glam, ladies, con questo oro satinato e questo accenno di bianco che sembra marmo, insomma, carini, $7.99. Questi erano i miei acquisti da TJ Maxx di oggi. Abemus tavolo, ovviamente non è questo, ladies, al contrario, ora lo tiriamo su. Ladies, questo tavolo l'ha montato Gabriele, devo dire tutta la verità, ho dico delle bugie. Ripresa, non... Vi faccio la ripresa, allora, per montare il tavolo. Solo di capire. Montare il tavolo. Solo ma diciamo perché per montare il tavolo, guardate, girati dietro, sì, ma guardate, ma con fate con cosa, guardate i sudori, l'ha montato soltanto, non è il montatore, non è il montatore, ha soltanto la chiavetta, quella L, senza vidatore, è stato molto bravo. E fagli vedere quante viti ci sono, guardate quante viti ci sono, guardate quante viti, e queste sono tutte tirate per me. Io penso che non ci mantiene il tavolo, ve lo dico già, mo lo giriamo e cade, però è stato bravo, dai, si vede proprio dei risultati. Facciamo il collaudo. Vai. Ladies, sono le 10 di sera, ma continua il montaggio. Gabri sta montando il tavolo in sala. Ho già montato l'altro, poi vi farò vedere tutto insieme naturalmente, perché qui è ancora un work in progress. Devo dire che la qualità della roba che ho preso mi piace tantissimo. Eccomi qua, ladies, finalmente su un divano, non più seduti a terra o sulle scale o sulle sedie d'esterni. Abbiamo un divano bellissimo, ho passato tante notti a sceglierlo perché siamo andati anche in due negozi a vederli dal vivo, ma non ci sono piaciuti, e quindi l'ho preso su Amazon, sia il divano, sia i due tavoli, sia le sedie, sia la cassettiera su, tutte le cose che stanno arrivando in questi giorni, poi ve le farò vedere via via. E poi naturalmente quando la casa secondo me sarà finita almeno per l'80%, vi farò sicuramente un primo haul. Però fatemi sapere nei commenti se lo volete prima, magari nel momento in cui una stanza è quasi finita, se preferite iniziare a vederla o se volete aspettare il video completo. Hai fatto la foto tutta la finestra? Sì, sì. Prima è stato qui un operaio, ci doveva sistemare la porta esterna, perché in America
quasi tutte le case, il 90% delle case hanno la doppia porta, lo vedete spesso anche nei film. Ah no, domani ve la faccio vedere perché adesso è buio, non mi va di uscire fuori, insomma, mi sono seduta adesso. La doppia porta, c'è una porta esterna, amo, di vetro e di plexiglass, il tipo plexiglass, una porta esterna e poi c'è la porta interna di legno, quindi la doppia porta. Però quando siamo venuti in questa casa, la porta esterna nostra c'era ma non si chiudeva bene. E quindi, chi è questo suono? È Megan secondo me. E quindi, niente, stavamo aspettando questo operaio, insomma, che veniva a cambiarci la porta. Oggi l'ha cambiato. Allora, quella di prima secondo me era più carina perché aveva tutto il bordino dorato. Sapete io quanto ami il dorato, l'oro, insomma. Ora invece ci ha messo una porta tipo un color tortora. Il portoncino è bello perché è tutto bianco con i vetri centrali, spettacolare, mi piace tanto. Però la porta esterna mi piaceva più quella di prima, però Edis, ovviamente la funzionalità, la sicurezza prima di tutto, quindi ci teniamo quella. Niente, quindi questa è una novità di oggi. Poi abbiamo fatto sistemare anche le finestre, le persiane, perché praticamente io non lo sapevo, queste persiane che hanno gli americani in casa, quando voi le aprite si chiudono su loro stesse, ma per racchiudersi hanno una calamita, un magnete, e c'era una delle due finestre, quando siamo venuti a vedere la casa non si attaccava, e l'ho fatto notare insomma all'agente immobiliare, e ci ha portato queste calamite. Non avevo idea si chiudessero così, pensavo fosse tipo a scatto, no, così. E oggi l'operaio ce le ha montate, non le avevo mai viste prima. Questo è proprio un po' più veloce dell'altro di stamattina. Questo tavolo, quello di stamattina, tanta roba, tanta roba. Comunque le case qui, ovviamente le case americane sono di legno, lo sapete, no? Cioè, ora c'è Megan di sopra, cioè se camminate o correte, anche se solo camminate, si sente tutto. Cioè, a casa in Italia, se senti qualcosa veramente devi fare un rumore esagerato, qui basta che cammini, po, si sente. Sono i quadri che lo fanno ultimamente, quelle vecchie. Quadri delle italiane? Le case vecchie, si sente. Sì, ma mai come camo. No. Cioè, proprio, sentite, avete sentito? Quella è Megan che sta semplicemente passeggiando nella sua camera. Poi vabbè, c'è il passo un po' pesante, però comunque, continuiamo a montare il tavolo e ci aggiorniamo dopo.